Il sabato prima dell'inizio del Sinodo Valdese fremono diverse attività. La mattina nella Casa Valdese i candidati pastori e diaconi sostengono l'esame di fede di fronte al corpo pastorale. Quest'anno l'unica candidata è stata Eleonora Natoli, della Chiesa Metodista di Roma. Il pomeriggio i giovani dell'AFGEI, la Federazione Giovanile Evangelica in Italia, e il coordinamento attività scautistiche distrettuali hanno curato il presinodo dei giovani. Un pomeriggio e una serata comunitaria aperta a tutti e tutte e dedicato alla libertà religiosa. Siamo un nutrito gruppo di ragazzi e ragazze di età molto diverse e questo sicuramente aiuta anche ad avere diverse prospettive sullo stesso argomento. In questo momento i ragazzi sono divisi in quattro gruppi. Poco fa hanno avuto il compito di inventarsi una loro religione, seguendo un format che gli era stato dato. Hanno avuto un momento in cui si sono messi a confronto tra queste diverse religioni, hanno dovuto superare degli attriti, hanno dovuto risolvere dei conflitti. Contemporaneamente si è tenuto il presinodo delle donne, organizzato dall'AFDEI, la Federazione delle Donne Evangeliche, e dalla Federazione Femminile Evangelica Valdese Metodista, alla Galleria Filippo Scroppo di Torre Pellice. Perché alle donne importa questo, l'attualità, specialmente alle donne più giovani, alle mamme, la scuola, cercare di stare insieme, parlare insieme di tante cose, problemi che si hanno in famiglia, problemi tra madri, problemi tra madri e figli. E allora ritengo molto importante rinnovarci anche per creare un nuovo futuro, sia nelle nostre chiese che nella società. Anche la Diaconia Valdese ha organizzato il sabato pomeriggio il convegno pubblico Frontiere Diaconali, che quest'anno è stato dedicato al sistema carcerario italiano e al lavoro che le chiese protestanti portano, fanno o potrebbero ancora fare all'interno degli istituti di pena. Il presidente della CSD, Giovanni Comba, ha introdotto i lavori, poi moderati dal pastore Francesco Sciotto, che ha parlato di cappellania carceraria. Presente anche Anna Ponente, direttrice da un anno del Centro Diaconale della Noce, e Letizia Sommani, presidente della Diaconia Valdese Fiorentina, che ha raccontato le positive esperienze di recupero sociale dei carcerati portate avanti dalla Casa del Melograno di Firenze, che offre assistenza abitativa e inclusione ai condannati in regimi alternativi al carcere. Alessio Scandurra, dell'Associazione Antigone, ha raccontato la situazione passata e attuale delle carceri italiane, e Brice Deimier, responsabile della Commissione Giustizia della Federazione delle Chiese Protestanti Francesi e segretario europeo dell'Associazione Internazionale di Cappellania Carceraria, ha parlato delle esperienze europee nel portare la parola di Dio nelle carceri. Domenica si è aperto il sinodo, i cui temi principali quest'anno saranno le migrazioni, percorsi ecumenici e le riflessioni sulla moderna società che cambia.